Allora, partiamo da un presupposto. Oggi è una giornata di merda perché mi sono dimenticato di prenotare il pranzo nel giorno in cui facciamo a pranzo con. E già la cosa mi fa andare giù di Che presto testa. sono colpa tua? Esatto, perché Cioè, sono non è che è una coglione. giornata di Non ho merda. preso neanche il pranzo Momoka Che fa un che ci è saluto. venuto a trovare. Tanto non ti vedono. Fai un Però vieni affacciamento dentro, vai un po' in là, poi ci diretta. Mi sposto spostiamo, di dai. più, perché attenti impazziamo. Vabbè, ho Ok. capito. Non lo so se ci Cioè entri. là ti guardi nella Ah, cosa. Poi c'ho un sacco da lavorare perché a me ste cagate delle dirette non me ne frega più niente, lo sai perfettamente. E il risultato è dillo al tuo che. pubblico. Ciao pubblico! Non me ne frega più un Dillo cazzo di soprattutto a voi tutte le altri. ragazze che ti seguono. Ciao a tutte le sei ragazze che ci seguono! Ok? E, poi ci mettiamo che ho un sacco da lavorare E già l'hai e qui detto? sono nella merda. E Poi, terzo, c'è un terzo, sacco da no, lavorare. terzo. Mi era stato promesso, secondo i dati di Facebook, le stime della promozione che saremmo stati 2000, e mi Anche ci hai messo dicono: dei soldi sopra il tuo post? no, la promozione, parlo della viralità della Ah, cosa, cioè di ok. questo pubblico che Cioè, sembra. Facebook ti ha contattato e ti ha detto: ok, avrai un sacco di Avrai persone. 2000 persone, e invece sono Ok. circa la metà. Quindi i casi sono due: o invitate i vostri amici con cui condividere qualcosa che vi piace, o se vi sta sul cazzo qualcuno e vi fa cagare il programma, chiamate la gente per fargli subire il delirio di questa Questa è roba qua. molto più interessante. Ah, Magari se faccio una comparsata io. esatto, vai, schizza, Parte schizza. schizza E no, 2000. ultima cosa, per tutti quelli che avevano chiesto come io avrei apprezzato la versione PlayStation 4 con VR, lo potete vedere dalla sua faccia Ma era che ha impossibile. paura e c'è Era scritto difficoltà casa degli orrori, impossibile. ha Era deciso impossibile. di farlo su PC Assolutamente, ho detto che perché, non l'avrei mai fatto in VR, sono stato chiaro. però se potete aprire una petizione su Sì. change.org, quante firme vuoi? Se è realistico però. 15.000? No, dai! Cioè, realistico, scusa. E Realistico! quanto è realistico? 1.000? No, 10.000? 8.000? 10.000. Dai, Vabbè, 10.000! non vuole. Non 5.000! lo posso giocare. No, 5.000!5.000 sono troppe poche. Sono troppe Troppe poche, 5.000. poche, non è neanche Sono italiano! troppo poche, ho detto. 10.000. 10.000 ci facciamo una riflessione. Ma chi che riflette? A 10.000? 10.000 gioco su Vai, PlayStation buzzi e VR. stucchi Va il cazzo a tutti bene. quelli Va che ci bene. A guardano, 10.000 ci cioè! giochiamo su PlayStation VR. Ma non ci Ok. gioco su PlayStation Signore, VR. non mi No, ma vai via, no? No. Ah. Allora. Allora. Ciao. Ora, signori, mi vedo. Che Che dobbiamo fare? Allora, io voglio fare niente. una cosa importante. Ho iniziato, cioè, devo ringraziare Jacopo che mi ha fatto trovare il gioco già pronto, Ma? Perché ma c'è sempre un ma quando sì, si parla di perché è Jacopo? impossibile che inizi così il gioco, ma lui ha insistito che cioè, appena fai partire il gioco vedi questa roba qua, quindi io inizierò con A e Cosa inizio a giocare. facciamo? Casa degli Perché? orrori? Avrei fatto casa dolce Oh, casa, ma casa dolce ma non casa. per la difficoltà del gioco, perché non è che è più o meno spaventoso, ma per il fatto che probabilmente il 90% del tempo giocherai te. Comunque hanno già partito, è già Ascoltami. partita la petizione, sono già a E 6.000 sì, firme. certo. E il problema è che se te lo metto a livello troppo difficile, quando giochi te, rischiamo di morire Finirlo 70.000 in 50 volte. puntate. Allora, Quindi, sì, non iniziare il dibattito. sappiamo se la Ho difficoltà. iniziato. Se la difficoltà è cambiabile Normale. No, ah, durante c'era scritto, ma mi sembra di sì. il. E allora basta, No, vediamo no, com'è. perché Beh, poi dopo è impossibile. poi la cambi quando lui Allora, dobbiamo dire vede. che siamo vergini entrambi. Allora, guarda, siccome io non ti voglio mandare via, ti prendi la seggiolina, te ne stai dietro, buona, buonina, perché lui si deve cagare addosso. Ogni tanto gli fai la No, manina. no, ti metti di fianco. No, no, no. Non iniziamo. Stai seduta di fianco e basta. Voglio vedere il rapporto d'amore Allora dai, crescente. vai Ok, un po' più in metto là. qua Allora così. No, vai ma un po' anche più in perché ho là. un casino con la telecamera. Va Più che altro per bene, va quello. bene. No, non ho capito Ti niente. amo tanto e ti volevo solo dire che mi manchi tanto. E non vedo l'ora di tornare dal mio amato marito. Inizia così. Succede sempre a me quando me le porto a Sappi che ti casa amo, che mi Ethan. dicono: mi ti amo, ma Ethan. devo tornare dal mio amato Esatto. Ti marito. mando un mare di baci, anche detto Ethan. Ciao, amore. Ho messo i sottotitoli per la gente. Non devi far scattare questa cosa che attenti devi rimettere la E password. scusa, Lui ha una non puoi mano. mettere No, fine vita no, lui mai. ha una mano Non puoi insanguinata. mettere fine vita mai. No, perché è troppo lunga. Ma ci vuole un secondo. Puoi mettere in pausa. Mi racconti la cosa? Tu tieni sott'occhio la chat, Mi ha eh? detto Ethan. Non sempre, Gli ha ovviamente. chiesto: ma è vero che Alessio Pianesani è decelebrato? Ha detto sì, è vero. Ma perché non lo stiamo facendo vedere il gioco? Ha detto stanne lontano. Voi non lo vedete il gioco, però mi dispiace. Purtroppo la regia è sempre di Jacopo. Io comunque devo dire, su sto gioco c'è un punto di partenza Che tu non hai importante. la luce in faccia. No. Ecco. È che uno. Bella questa ripresa. Uno è che abbiamo due visioni diametralmente opposte. Per Vincenzo il gioco è super angosciante e pieno di jumpscare.
Ah, Per ok. Umberto è uno spara-spara semplicissimo, non fa per niente paura. Quindi abbiamo proprio due Ma estremi. invece parlando di Ecco chi non sto vedendo editoriale adesso. serio, tipo cosa dicono Fossetti Non ho letto, non ho sentito e nessuno. cosa Alice ha dice? detto che c'è un po' di jumpscare, ha detto che farà un paio di punti molto inquietanti, ha detto. Bella comunque sta ripresa, oh, sembra quasi vera, eh. Hai voluto giocare su PC? Lo so, ma A se parte che invece fosse scatta, non davvero si lei, capisce perché. ah, comunque non vedevano Devo veramente il scoprire gioco. qualcosa. No, è Jacopo. Ha dovuto allargare la finestra, nonostante io gli abbia detto lasciala centrata su noi due, non ti preoccupare. È che ti hai detto centrata Però su noi due? Pensava solo noi non c'è due. stato verso, ha dovuto comunque cambiarla. Rispiego in maniera Arriva a spiegare in maniera tecnica, tecnica. Jacopo. Era rispallato l'audio, quindi devo per forza Che poi ritoglierlo e è un classico termine tecnico, rispallato. rispallato. Per fortuna che spiega. Non ve se ne rispalla mai Si è l'audio. rispallato L'audio. 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 Adesso lui sta andando, non si è capito dove, ma ha Aspetta, mi parcheggiato. fai la sintesi perché bisogna entrare in atmosfera. La Niente. tipa però ha È mandato due ancora viva, messaggi. sì. Uno ti amo, l'altro aveva l'ansia. Ha Da detto stanne lontano. chi? E Non lo so, stanne lontano, ha detto. Cioè, allora insomma, noi non siamo me... noi andati. siamo andati. Non solo finiamo da non si sa che strada, perché vorrei capire come ha fatto a passare qui. Ah, c'è un bel appena iniziato. Guarda questo bel muro invisibile appena iniziato. È così? Sì, Non così. puoi andare da nessuna No, da questa parte? parte no, posso andare solo avanti. Ma Ok. poi, tra l'altro, ti farei presente che è nato un albero al centro della strada ed è anche diventato Ma non è grandissimo. nato, quelli sono stradine di. Ho Come si capito, chiama? allora Perché perché lui ha fermato la macchina? oltre lì c'era il muro invisibile per la macchina. Adesso ho finito il muro invisibile per la Ma macchina, puoi adesso, tra andare tu. l'altro, se io ti, cioè, ti scrive, vabbè, te sarà impossibile perché non avrai mai una donna. Infatti, se mi Però, scrive io vado, anche se mi dice e stanne lei ti dice, lontano. esatto, questa cosa stanno lontano, noi che pensiamo di fare? Andiamo in macchina in Nel questo posto, bosco. nel bosco. Qui è. Allora, abbasso già il volume perché se Ah, ci stanno i jumpscare, mi dicevano, ho tacca dimenticavo. Salutiamo Yotobi, che probabilmente è da solo in diretta dalle 14:30 o roba del al cacchio. Quindi genere. ancora deve essere in diretta perché Quando non sarà in sono ancora. diretta lo salutiamo, perché se non ci sarà nessuno a guardarlo, può Sicuro? tranquillamente ristreamare il nostro canale. Non si possono ristreamare i canali. Certo, Yotobi certo. dovrebbe ristreamare il nostro Io gli avevo canale. chiesto, veramente non ho il contatto di YouTube, perché gli volevo dire, per favore, abbi pietà di noi, per una cazzo di volta, non fare la live quello stesso giorno nostro. Ma magari Guardiamo è influenzato, l'obiettivo. magari c'ha il Si muco. chiama Mia lei, o Maya, Ok. come preferisci chiamarla. Mia. Avete ricevuto una mail dalla moglie scomparsa che vi chiedeva di andare a prenderla. Infatti, siamo andati a prenderla. Chiedono 1.700? 1.700, dai che la portiamo a casa. Un fanculo Molto Yotobi bello che ci sta tecnicamente, sempre. però, eh. Vabbè, lo giochi su PC. Tra l'altro, guarda già come si capisce che non possiamo entrare dal. Vedi, io sono arrivato da qua dietro, no? Sono arrivato da dietro. E Ok. da qua dietro sono Perché arrivato. c'è un'altra stradella che si Esatto! gira Cioè, attorno. casualmente adesso arriverò là, ci sarà il jump scare, tipo gente che corre, ah! Così. E naturalmente c'è per passare a sinistra. Andiamo a vedere il jump scare in Ci apertura. chiedono se giochiamo col pad. Sì, giochiamo Sì. con il pad 360. della 360, Del Wii. perché siamo proiettati nel futuro. Guardate la faccia, incredibile. Oh, è stranamente chiuso. Adesso apre lo sguardo, Ma che ci no, sta? aspetta, non fanno jumpscare nei primi 3 minuti. Come Non no? Un esiste. gioco horror, certo. Ma non esiste che te lo fanno all'inizio di giorno Possiamo davanti fare? alla Niente, casa. oh, ragazzi, non si apre, finisce qua il gioco. Andiamo a casa. Mi dispiace, io sto continuando a provare. Mi spiace. Oh, Madonna, sembrava che era diventato un buio! Ho capito. Ti giuro! È incredibile, Sembrava che malato di fosse. mente, Sembrava malato di fosse mente. diventato un buio. Guarda la mia ombra. Castoro's face is back in Guarda, town. guarda la mia ombra. Ti ricordi Outlast quando ci sono i punti che saltavo per l'ombra? Che ti spaventavi da solo con l'ombra. Ma questo è solo prima. La mia Chissà perché mi competenza dice come si è corre. solo prima persona, non switchabile in No. terza, ok. Però era da giocare col VR ogni Sì. tanto, Come no? C'è qualcuno che ha fatto un picnic con un problema, eh? Comunque, c'è qualcuno che mi continua a ribadire di avere usato il Prime per noi. Li ringraziamo tanto e Tutti! anzi incentiviamo tutti quelli che hanno il Prime di sprecare i loro soldi lì, perché servono per pagare Servono per la cena pagare. di Twitch. No, per pagare comunque i nostri redattori che fanno Twitch. Unisciti a noi, c'è scritto, Perché Ale. noi paghiamo dei redattori? Tutti quelli che fanno Twitch sono tutti È pagati. incredibile. Ma è una cosa impensabile, penso, nel E 2017 editoria videoludica. invece noi riusciamo a pagare quelli che fanno gli streaming. Che cosa c'è scritto? Accetta il suo Si sta dono. castorizzando. Accetta il suo dono, Ale. Quindi tu stai entrando nel Sì, cancello c'era. rotto della. Quello che avevano fatto il picnic lì con dei problemi che avevano. Con dei Sì, problemi, tra l'altro perché non con dei avevo problemi? visto. Perché, cioè, puoi fare un picnic qui così e porti Ma un no. cavalletto manfrotto Ma perché hai gigante? detto picnic? Guarda, guarda. Per perché picnic? Probabilmente Come, era la perché troupe, picnic? era Cioè, una ma troupe televisiva questo è un che picnic si per era me. portato anche qualcosa da bere, perché siamo esseri umani, ne abbiamo bisogno. Capito? Cioè, hanno portato. Erano massimi in serbo, hanno portato due casse, le borse frigo, quelle proprio della spiaggia.
Ragazzi, ero indeciso se guardarvi live in quanto ho appena comprato il gioco. Poi mi sono detto, vabbè, impiegheranno 5 puntate esatto, per fare quello che posso fare in una. Quello è il furgoncino della troupe della demo. Tu hai giocato la demo? No, c'è uno che cammina. Maronna. C'è uno che cammina in un modo che non ha senso. L'hai visto come camminava? Ci raccontate della demo in chat per cortesia, così almeno facciamo un recap di quello che è successo, che io non ne ho la più pallida idea. C'è il solito muro invisibile che non mi permette di andare nella palude. Allora no, non ci spoilerate, perché evidentemente la demo faceva parte del gioco, non era un capitolo a sé stante. Siete più lenti della crescita cervicale di Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, che ricordiamo, non sta neanche benissimo, eh? No? Ah, ho sentito che era stato ricoverato, gravissime condizioni cardiache. Ci avrà 1200 anni, comunque lui è... Sei, cos'è? Gossip tutti i giorni, c'hai i feed sempre aperti. Per forza. Allora, guarda che c'è figata, c'hanno i CD appesi o sono motoseghe? Comunque PewDiePie è entrato nella casa in 30 secondi, eh. Grande PewDiePie, che cos'è? ma non per niente, lui ha 50 milioni, è arrivato. Sì, è arrivato a 51 milioni. 51 milioni. Guarda, motoseghe, motoseghe sono tutte seghe circolari, anzi e, no. E zampe di animali? Zampe, cosciotti di animali, prosciutti, è un prosciuttificio. Sì, ma di cavallo però, sembra. Prosciuttificio sì, di cavallo, sì. Si può essere, prosciuttificio di cavalli. Adesso no, scusami. Comunque però, in Italia la carne equina è legale, eh? Devi avere una licenza speciale. Oh, mortacci! Ma perché ci sono dei posti in cui è illegale addirittura? Sì, tipo in America non credo che si possa. Illegale, cioè si uccide un cavallo per mangiarlo, come, mandano in galera. È come no, allora non so la galera. Illegale. Sì, sì, probabile. Allora No, è come io indagherei. È come il coniglio, il coniglio in America non si vende. Sì, ma non è illegale. O non lo vendi o lo vendi, non è per uso e costume. Ma non lo vendi perché la gente non se lo compra. Per piacere, fate una ricerca sulla vendita di carne equina nel allora mondo. Ti vorrei far presente una cosa importante, ascoltami. Stai girando per il giardino, non succede ascoltami. Mi sono già rotto il cazzo, allora, era 3 anni che non la facevo sta roba. E io sono arrivato da qua, c'era uno che camminava. Sì, quello l'ho visto un po' impostato. Dove è andato? Si è accucciato qua sotto ed è passato sotto alla sua stessa. Cioè lui crea una porta e ogni volta ci passa. E ci passa sotto. Avanti e indietro. Stronzata, ma tu devi a Chinino, vai a Chinino. Mi devi poi spiegare i per pulsanti. Ora sono 3. Corri e ti chini. Correre Chinino. Beh, almeno è giorno, però li devo riconoscere. Oh, dai, non cominciate, dai, avete rotto il cazzo, dai, veramente. Grande! Ragazzi. Dai. La vendita di carne equina nel mondo è al 90% nella provincia di Catania, dicono, non l'ho capita. Beh, fighissimo. Noi siamo produttori mondiali. Comunque siamo a 1.800, qua si sfonda al tetto dei 2.000. Non posso più tornare indietro, Alessio. Forza ragazzi, forza. Guarda, ragazzi. Non posso più tornare indietro, ho finito di tornare indietro, Alessio. Ma cioè, in che senso tornare indietro? Perché mi sono buttato da qui. Ah, quindi non puoi più tornare indietro. Quello che ho detto, non posso più tornare indietro. No, hai detto ho Alessio. Finito di tornare indietro. Non significa niente in italiano, esamina in dettaglio. Ma guarda dentro, è una borsa, uno ci guarda dentro. Non posso guardare così, dentro. Così, È sempre quella di mia, Non fare cose però contro persone che potrebbero avere problemi. Io capisco questa tua cosa, però, cioè, io veramente... Email di mia, la stampa delle mail di mia. Quindi... comodissima l'interfaccia, complimenti per la scelta dei cursorini microscopici. Questa è l'email di me, di mia moglie. Ma scusa, mia Windows. Ma l'email intende proprio posta corrente, non è che ti manda l'email con la stampata, è come Matteo. Con le cartelle. Le mail per leggerle. È uguale. Poi tra l'altro non c'era scritta niente nell'email. Cioè, che cosa c'era scritto nell'email? Tu devi leggere. Il posto, Dalvi, Lusiana, fattoria dei Baker, vieni a prendermi. Vieni a prendere. Patente di guida di Maya. Da bene la patente di guida. Comunque chiedono chi sono, vogliono sapere chi sono, glielo vogliamo dire. Diglielo, la nostra storia d'amore oppure spiegaglielo. Vuoi dire? È una mia vecchia fiamma, è tornata per una ribollita, starà qua la giornata di oggi e approfitterò spudoratamente di lei, dopodiché la lascerò andare in lacrime come è mio uso costume. Esatto. Lei è Momoka, ma l'avrete conosciuta sicuramente in chat miliardi di volte, c'è sempre seguito. Mi vedono a mezza faccia, quindi non capiscono. Ex Games Presence e attualmente scribacchia per Lega Nerd o cose del genere. Ogni tanto. Puoi evitare di muovere troppo così tanto la sedia? Perché ho un po' di ansia anch'io. No, perché mi piace tanto perché ci sono io, Pier.
non ci fai caso. Qua, cioè, quarta, Alessio. Da mia Maya. Cioè, ci sono le porte, benvenuto. Sì, ma buio. Scusami, no. Ma scusami, ho letto che ci sono un po' di pseudocitazioni dal primo, tipo le casse, le erbette, quelle minchiate lì. Sarà una rottura di cazzo come il primo, dal punto di vista del puro gameplay? Ma che cazzo ne so, lei, guarda questa porta qui. Non mi tra l'altro neanche... vedo anche il riflesso. Di cosa? Di me? Del vetro, ho visto dentro, ho detto ma che è? Dai, vabbè, facciamo... Io entro con gli occhi chiusi. Ma dai, entra. Che no. C'è? È buio, non si vede un cazzo. Accendi la luce. Non ho luci. Ok, questa qui non l'ho capita. Momoka, che ricordiamo essere di Bergamo Alta. Può essere per l'accento, probabilmente, che tradisce la radice nord. Che cosa è successo? Però qui è tollerato. Che è successo? Niente. Hai acceso la lampadina, non si sa come. Qui è tollerato qualsiasi offesa, qualsiasi minoranza, eh. Fa parte del gioco. Ciao a tutti. Non mi vedete, però. Ma si è chiusa la porta? Alla fiera della pasticceria di Rimini c'era lo stand di Toschi e di Vignola. Non la posseggo, però è un'importantissima società che produce ciliegie sotto spirito, in particolare. Nasce da quello. Toschi e Vignola è quello, c'è cioè il barattolo, quello. Esatto, viola, quello bianco, con e blu. Blu. Blu, pensavo è top, quella cosa lì. Sì? Sì. Cioè, a chi piace la frutta sotto spirito, personalmente non sotto sono sotto spirito, ma che significa? Cioè, sotto, spirito santo? Che no, è lo spirito? Spirito vuol dire alcolico. Spirito, forse lo dicevi. Si chiama mia nonna? No, si chiama sotto spirito. Ma magari tua nonna sapeva l'italiano. Non lo sapevi l'italiano? Cioè, c'è con spirito viene fuori l'alcol. Ma da dove? Nei modi. Lo spirito è l'alcol. Andiamo a leggere. Sì, ma dove si usa? Come? Ma in tutta Italia, tranne che a Nettuno e ad Anzio. Lo spirito. Dove avete quattro. Per me lo spirito è in chiesa. Lo spirito santo. Dove avete quattro parole di estrazione fascia. Basta aprire le porte e non guardare. Scusami, ma perché tu hai una lampadina adesso? Ma si è accesa da sola. Non so neanche come si spenga. Tra l'altro, non so se hai notato, lui ha aperto la porta. Guarda l'apertura della porta. Pierpa sta fissando una crepa da 20 secondi. La smetti? No, ma io ho paura perché tanto ci sarà il jump. Che succede? Dai, no, però non puoi fare così. Cioè, un pochino lo devi guardare, cazzo di gioco. Se no, è tutto così. Cosa fai? Lo fai tutto guardando Jacopo? No, il problema è che sarà tutto di jump scare. Ma non è di jump scare. Comunque è fatto molto bene. Sì, tecnicamente è molto bello. Comunque quella su Costanzo era una bufala, eh. Ah, era finto? Sì, sì, va sì, bene. Sì. Meglio così, mi fa piacere. Perché ogni tanto perde la connessione della tastiera, perde la connessione del trackpad? Scegli un oggetto... Ah, cazzo, ci stanno pure i puzzle. Posso provare ad aprire la catena con un'email? Ma sembra... Oh! Cioè, mi ricorda la cucina di casa tua. Cioè, ma così, quell'ultima volta che sono venuto... E stasera l'hai invitata, sicuramente, cioè, le hai fatto una bella... L'ultima volta che sono venuto, una bella cena. Era questa, È una casa di campagna che ha un suo carattere, diciamo. Bello. Questa è la cenetta che ho preparato per stasera. Cazzo! Ha cambiato idea, allora. Cockroaches. Ma su questo... Lei è in questa casa... Lei ha dato un indirizzo, noi non sappiamo se è qui dentro. Lei ci ha dato un indirizzo. Ha detto di girarti tutto per bene. E che sto facendo? Provo ad aprire il cassetto con le mail? No, niente. Ma smetti di usare la mail per tutto. Ma me lo propone! Scusa, eh. Comunque la cucina è proprio la tua. Stai zitto. Hai sentito? Sono zitto! Hai sentito? Cosa? Mi sta facendo gru lo stomaco. Cioè, ti viene fa venire fame addirittura. Ho fame, non ho mangiato niente. Non ho fatto così, neanche colazione. Fame, ho preso due caffè, cioè, mi cibo a caffè. Pianella Masterchef. No, comunque, Pierpaolo lo sa, sono bravo a cucinare. Sì, confermo. Ma li senti questi rumori? Sì, sono quelli di quando uno apre un frigo vecchio. No, a me non mi sembra. E io non so che frigo. Vabbè, che effettivamente te. in quella cucina. Comunque è incredibile, qua ci metteremo 3 anni a finire. Vuoi giocare te? No! Facciamo che finché non c'è il primo jumpscare giochi te? Vogliamo fare st'ipotesi? Ah, perché tu, tu sei in ansia dal primo? Sì, dal primo jumpscare. Vogliamo andare sopra o vogliamo andare sotto? Ma scusa, in cucina hai preso tutto, il giornale non che era sopra... Non c'era niente da prendere. Il giornale era solo da leggere, non c'era nulla da prendere. Che cosa c'era scritto? Che 20 persone scomparse in 2 anni. Ok. Non si sa dove, non si sapeva nulla. Dovevo andare sopra o sotto, ti ho già chiesto? Tu decidi tu, sei tu che devi... Vabbè, giochiamo un po' insieme però, cioè... Sì, però io ti seguo. Se ti piace più sotto o sopra? A me piace sotto, lo sai. Ok, allora andiamo sotto. Cioè, che te stai sotto o che lei sta sotto? Che io sto sotto. Ok. Dai, però guarda! Ma cosa? Ma lo vedi che non ha senso? Perché se io vado dritto...
sicuramente comparirà qualcuno da destra. Se tu vai a destra, se vado girato cioè verso destra, sicuramente gli comparirà qualcuno da sinistra. Ma scusa, dai, può essere che non compaia nessuno da nessuna parte? E io faccio al contrario, infatti, faccio così. E entri di culo? Perché è che non si vede niente? No, nello uno specchio? Specchio nero. Che cos'è uno specchio nero? Ma cosa stai facendo? Uno specchio nero. Ma cosa vuol dire? Quando puoi stare zitto un pochino, solo un po' però, perché devo sentire i rumori. Quando finiranno il gioco saranno usciti Resident Evil 9 e Outcast 4. Outcast è diventato. Outcast. Sono gli Outcast. Comunque, comunque tutti dicevano vai sopra, Non te lo volevo dire. Oh, bello, c'ha pure l'animazione di lui che appoggia la mano. Per fare cosa? Cioè quando provi ad aprirla o... No, da solo. Cioè lui ogni tanto arriva e ci appoggia le mani. Sono tutte chiuse? Infatti devo andare sopra perché sotto... È tutto chiuso. I sottotitoli, ci sono i sottotitoli ancora, sì. 1875, dai che arriviamo a 2000, dai, dai, chiamate i vostri... Devi stare zitto, non so come dirtelo! Lo stavano proprio scrivendo. Devi stare in silenzio completo, porca troia! Ma non prendi... Stai zitto un attimo! Piane, stai silenzio. Questa dove la filmato metti? Casa abbandonata. È, tipo, è scritto sull'etichetta, secondo me. È tipo per l'agenzia. Esatto. Filmato rapimenti. Ah, questo è per salvare. Ah, quindi si salva come all'epoca coi, come coi Ribbon. Come Alien. All'epoca era un po' più vecchio, c'erano le macchine da scrivere. Qui, un salto nel futuro, c'è il registratore a cassetta. Sì, ma secondo te il filmato casa abbandonata dove lo vediamo? Ci sarà prima o poi un video. No, perché io sono venuto da dietro e non c'era niente. Comunque io devo mangiare qualcosa, ho veramente un buco nello stomaco, una voragine nello stomaco. Ecco, per esempio adesso... Comunque devi andare al piano di sotto nella porta a destra, dove non sei entrato. Sono entrato? No, hai poggiato solo la mano. No, sono entrato. E che cosa c'era? Era chiusa. No, allora non sei entrato. No, era chiusa. Ma qui hai già fatto Io non tutto. Entro se non mi invitano, Ale. Cioè, tu entri se non ti invitano? Sì, soprattutto in una casa abbandonata. Vai là dentro, per cortesia. Ma su, non hai fatto niente? Ho preso, filmato casa abbandonata e ho salvato. Devi però qui a destra, qui a destra. Ci sono entrato, non c'è un cazzo, ti ho detto. Qua c'è un ripostiglio, guarda. Ci sarà qualcosa della nitroglicerina, no, della trementina, non lo so. La trementina. Non c'è niente, nulla. Questa porta bardata. Bardata? E come la chiami? Blindata. Chiusa, blindata. Ah, ma qua dici dove aprire? Quella porta Ma no, con che si apre qua? Ah, non lo sapevo. Porca troia, dai. Ma allora, anche quella dritta sì. Tra l'altro ho sbloccato l'obiettivo chiudendo la porta. Scusa, ma c'è quella cosa come Outlast? No, che fai la progressione. Apri quell'altra, chiudi. Non so perché l'ha aperta poca. Io ho bisogno di un corso di almeno mezz'oretta. Ma manca un prova a usare l'email? Prova a usare casa abbandonata. La videocassetta casa abbandonata. Vediamo, videocassetta casa abbandonata. Beh, comunque l'interfaccia. Niente da fare, così non va. L'interfaccia quella del menu veramente è classicamente giapponese, cioè. Oh, foto. Ma tutte queste foto senza senso? Ah, c'è una sul letto. Tra l'altro, perché c'è un riflesso incredibile sulla foto? Perché lui ci mette sempre la lampadina. Esatto. Non c'è scritto niente dietro. No. Altra foto. C'è qualcuno che stava per fare sesso, chiaramente. Sì. I riferimenti sono chiari. E siamo un bel 1009, Usa la cassetta nella televisione. Comunque un'ombra è passata dietro di te. No, è impossibile. Hanno detto che è passata un'ombra dietro di te. Dietro di me? Non c'è. C'è un muro dietro di me. Chi passa dietro di me? Te lo dico. Vabbè. Prova a usare le mail nel videoregistratore. Sì, adesso la uso. Prima volevo vedere un altro po' di informazioni per perdere del tempo. Solamente per perdere tempo. Ah, c'è una... Guarda un po'. Cosa? Sembrano i proprietari, guarda. Sembrano i proprietari? Sì. Cioè, lo dice. Tra l'altro sembrano... Lo dice sembrano i proprietari? Certo. Sembrano... No, pensavo l'ho detto io. Pensavo... Guarda, sembrano i proprietari, Alessio. Vedete, sei proprio coglione, Poi chiaramente un televisore è spento qua da anni. Acceso sul segnale. Vediamo sta cazzata, va. Proviamo a usare le mail. Ma dai. Non è una videocassetta. Se ti chiamavi MacGyver al posto del fusibile potevi mettere la patente più con la vinilica, più sputo e funzionava. Potevi fare. Via. Casa abbandonata primo giugno. Portacci tua, mi ha fatto pia un colpo, hai visto? Ma sei matto? Dai, ma hai visto? Proprio lavoro coi professionisti. Niente, Pier. Allora, questa è la troupe del furgoncino fuori, secondo me. Non voglio un nuovo Mariglio. Ma è una storia di 2 anni fa e non mi doppio. Ah, bellissimo, posso muovere la telecamera. Vivo il momento qui, vivo. Non mi piace. Ancora.
Non ti stupire se dovrei. Beh, questa è beh, carina l'idea, capito? Ci fa vivere quando adesso loro moriranno tutti in malo modo, no? Sì, però io ho un infarto in corso perché mi fa male il braccio sinistro, mi viene giù qua. Non c'hai i succhi genitali? Stai male pure oggi, eh? Non hai i succhi genitali quelli tuoi solidi? No, non ho neanche. Non c'erano pompelmi da spremere perché lui si fa le pelle gag da solo. Posto del cazzo inutile. Felice? Anche le parolacce? Sì. Deliziato. Tra l'altro hanno una qualità audio veramente del 15-18. Mi piace, io sono il cameraman quindi. Sì, 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 sì. Quindi adesso, come tutti i veri film horror, vivrò loro che vengono tutti uccisi. Probabile, probabile. Beh, non è male. Vai, fallo. Sì, sì, col cazzo, infatti. Siamo pronti? Cominciamo. Ma c'è uno stomaco, qual è? Ti ho detto... sembrava il gioco. Ho veramente fame, non so come dirlo. Fatti da parte. Ma loro cosa fanno? È una troupe che fa tipo... Irruzione. No, ma fanno servizi su case abbandonate? Sì, sì. Una roba pseudo-horror. Allora, perché... Siamo scesi all'inferno? Pierpaolo alias Schicchi. Cosa piace? Che però è morto. Tra l'altro non so come dirlo. Ci sta, ci sta. Già, è vero, perché tanto moriranno tutti, no? Sei l'ultima ripresa di Schicchi. Guarda che così non è... Guarda, non mi dispiace questo concetto scena? Qui. Sì. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Non ci pensi, stanno mandando 500 foto. No, non guarda, che aspettano me, guarda. No, allora, spoilerate, tranquilli, cioè se volete spoilerare sarebbe meglio di noi i salti, ma tanto io Pierpaolo non li dico, perciò il problema non si pone. Ma c'è ancora la roba da mangiare di merda, cioè. 1935, magari sono loro che ci hanno messo dentro gli scarafaggi, perché mancava quel tocco in più. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci prima. Sul figlio. Però non ci sono gli scarafaggi. La pecora. Girano brutte voci sul figlio, George Lucas. La pecora nera. Ma merda! Ha calpestato la merda, no? Di dovermi mettere le altre. Ma è il tipo che va avanti da solo senza neanche la luce? Ma che strozzata! Guarda, è entrato nella porta senza luce! Che cazzata proprio. Guarda, lo vedi che è entrato là dentro da solo senza... Cioè, vai a dare una mano! Vai a dare una mano! Dai! Ecco, Andrea che dice... Andrea? Andre, è chiaro, no? Scusa, però è giusto che muoia. Scusa, entra però in una porta da solo. Chi lo farebbe? Cioè, Andre, avresti paura tu? Ma chi andrei? Secondo te io camminerei in un appunto. Ma se sei senza luce? Ma senza lì luce? La logica dei film. Ma non ha senso. E infatti casualmente è morto. Oh cazzo, non posso crederci. Cioè è talmente stupido il concetto. Entra nel personaggio. Un buon cameraman come te? Dai, che cazzata, che cazzata. Senti? Cos'è stato? Hai sentito? Era il mio stomaco. Sentito? Dai, che angoscia. Andre! Dove cazzo è? Entro e resto fuori. Andre, dove sei? Ma stai scherzando? Mi fai vedere la scena? Prova a fare tutto il gioco senza vedere mai niente. Dove va? Dove va? Non c'è niente. Dove sta andando? Nel camino. Dove va? Ma perché va nel camino? Perché è l'unica via d'uscita. Dai, vabbè, ma che ma cioè, come ha fatto a vedere che c'era un passaggio? No. Vabbè, ma come l'ha fatta a vedere? Questa cioè, è proprio una minchiata. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo sciole. C'ha un bel jeans però lui. Guarda che sono fatti molto bene i vestiti, È arrivato anche io Toby a guardarci, Sì, sì, immagino. Se ti allontani tu ancora un po' dallo schermo arrivi in regia con Jacopo. Con Jacopo. Jacopo. Attraverso il vetro, tra l'altro. Beh? Ale, hai rotto il cazzo, hai sbattuto. Ho preso il gomito. Guarda questo, riprendimi tipo eroe mentre scendo. Quindi adesso è quando muore, no? Ma scusa, aveva appena detto fanculo lo show? No, ha detto riprendimi tipo eroe quando scendo. Ma perché è un eroe quando uno che scende tipo, le scale? Beh, no, tipo un eroe. Che scende le scale? Beh, di solito quando scende le scale tu non ti senti un eroe. Sempre. Tutte le mattine. Vabbè, che devi fare? Cioè, questo è più lento di me, però è un'ora, Comunque abbiamo passato i 2000, batti questo 5. Oh, cioè, non sta facendo niente. Ma scusami. Ah, io da sotto lo riprendo.
Ah, è per quello è tipo sì, eroe. Sembra un po' Messi. Guarda, adesso per me rimani da solo, ti si chiude in testa quella sì, cosa. Sì, sì, sicuro. Dai, ragazzi, veramente. Stavolta non si è spaventato. Ma chi è? È lui che fa le scale. Oh, oh. Che cos'è? Sì, ma è l'eroe di sta minchia. Che cos'è? Sei morto? Sei vivo? Ma non ho la torcia poi, cosa vedo? Ci dà la torcia? No, ma tu c'hai la lucina. Girati. Giri te, guarda te, io non guardo. Dai. Che cosa c'è? Muro. Dai, la smetti di fare le piroette. No, non vediamo niente. Dai, ma qua non finiamo più, Vuoi giocare te? Io sto accanto a te, no, salto. No. Oh, c'è Andre. Ma che fa? Gli si è piantato un tubo in faccia. Secondo me c'è un tubo in bocca. Capito? Perché dovrebbe avere un tubo in bocca? Non lo so, però sembra che abbia un tubo in bocca. No, sì, ha un tubo in faccia. Ma perché dovrebbe avere un tubo? Ha detto! Chi è? Chi è? Andre, sei caduto, c'è Andre che ci aveva il tubo. Ma perché il tubo in bocca? Perché gli hanno spiaccicato. C'è uno che arriva. Dove sta? È andato via. Finita. È un po' Blair Witch Project. Ma è fighissimo. Ah, quindi dice uno che l'ha portato lì sotto e gli ha spaccato la faccia. No, scusate, c'è la gente che si lamenta perché dice non capisco perché scrivano quanti siamo, perché avevo chiesto io di dirmi quando saremmo arrivati a 2000. Quindi vabbè, che faccio? Uso il coso, no? Ma dove sei adesso? Sei sono ritornato a me stesso. Sì, c'hai il buco. Ricordati che li muori. Giustamente che faccio? Ribado lì, no? Ma scusa, ma... Poi devi stare zitto. No, devi stare proprio zitto. Cioè, allora prima... non senti i rumori. Non so come dirtelo. Però rispondimi alla domanda, rispondimi alla domanda. Il tipo, non ho guardato bene, è venuto giù anche il supereroe? O è rimasto sulle scale? Ma che cos'è? I rumori. Ma è un gioco, ti fanno per spaventarti una casa vecchia. È normale che faccia rumore, è tutta di legno. Gnic, gnac, gnoc, fanno tutte così. Però mi rispondi... Non abbiamo fatto tempo a vederlo, perché noi siamo scesi sotto. Siamo detto, caduti. C'è uno. C'è Andre. Dopo siamo caduti per terra. E poi con Andre, c'è uno e si sentono le urla. Ah, si sentono le urla. Però quindi non si capisce se ha ammazzato anche il... No, noi di sicuro il cameraman. O comunque ha rotto la telecamera, diciamo. Magari scopriamo in verità che era uno che rompeva le telecamere. Mi dicono di suonare un piano, prima di... Hai visto un pianoforte? Sì. Allora suonalo. Perché dove suona il pianoforte? Perché fa una bella melodia. Vabbè, ma puoi chiudere gli occhi su sta minchiata? Ma che ha fatto? È caduto piano. È caduto il coperchietto con ma una, mi dispiace perché con si una è aperta... velocità che neanche sulla luna andava così piano. Bom. Adesso vi spiega perché questa cosa è chiusa così. Perché è aperta in questo modo di merda? Perché agli altri gli si era aperta benissimo. Chi c'è? stai scherzando? Cioè, guarda la stronzata, adesso noi dobbiamo rifare la stessa cosa, ma c'è senza senso! Ma sì, sì, vabbè, rifacciamo la stessa minchiata, vabbè, bello. Ma scusa, ma abbiamo un'arma almeno? Hai preso l'arma, perché prima di andare giù bisogna prendere l'arma. Non eh? Ci sono armi, c'è non l'arma. Dire cazzate. Oh, porca troia, si è rotto, quindi non lo possiamo manco più dire. Attento! È come con un bambino down. Dannazione. È tutto il giorno che continui a parlare però dei down e tutto quanto. Io non so come dirtelo. Salutiamo tutti i Trisomia 21 che ci seguono da casa. Senti, ma se io adesso mi infilassi dentro al tubo così finiamo il gioco. Ti infilassi il tubo in faccia? Era questo qua? Sì. No. Sì. Sì? Non ci sono cadaveri? No. Sangue... Devi stare un poco zitto. Lo senti che c'è il rumore? Non c'è nessun tipo di rumore. Sì. Gocce di acqua che cadono in un ambiente umido. Chinino? Chinino? Oh! Ma che cazzo fa? Ma è scemo? È inciampato? Ma che ne so, da solo? E non può inciampare? Ma adesso è impossibile che troviamo uno di qua, perché vorrei capire. Quello di prima che fa? Fa sempre sto giro? Vai, vai, ma lui lo saprà. Magari all'epoca non c'era tutta quell'acqua perché era estate. Che cosa c'è? Che vuol dire restate, eh? Che era estate, magari non pioveva e non c'era tutta quell'acqua. Matteo 78 IT dice Alessio! Che c'è un ritardo tra audio e video.
È colpa di Jacopo se c'è ritardo fra audio e video. Allora fateci sapere se anche voi sperimentate tutti il ritardo, altrimenti chi ha questo problema semplicemente refresci la pagina di Twitch. Sicuramente si sistema. Infatti è no, prova. Porca puttazza, ma chi era questo? È uno qui? Di quelli. No, forse. Uno di quelli chi? Potrebbe essere il presentatore. Uno di quelli chi? Che vuol dire tu? È uno di quelli? Ma abbiamo incontrato solo due persone. Che significa? No, è vestito diverso da quello. Nessun ritardo, va bene a tutti. Ah, questi sono tutti gli scomparsi. Ok, quindi questo è il rapitore? Sì. Come fai a dire che sono gli scomparsi? Beh, non lo so, no, effettivamente non so che siano gli scomparsi, esatto. Però così a occhio vogliamo contare se sono 20, come quelli che dicevano? Se vuoi contare. Sì, sembra un po' mio padre questo qua. È vero, però. Ma adesso qua che succede? Io mi avvicino alla porta, ovviamente la porta si apre da sola, secondo esce me, il tipo. Secondo me è più probabile, magari cade quel lampione che già no, per muove. Me apre il tipo. Perché si muove il lampione, secondo te? Tira aria qua dentro? Beh, magari c'è un po' di movimento generale. Che cos'è il movimento generale? Beh, cioè, la rotazione terrestre. Che è successo? Dai. Manca aperto, che è successo? Dai, non c'è niente, c'è un sacchetto del pattume appoggiato lì a sinistra, magari c'è l'arma, prendi l'arma. Perché sente tutto questo rumore nell'acqua? Perché c'è l'acqua. Ma troppo rumore fa. Ma l'acqua, l'acqua fa sciaff, sciaff. Sì, ma da, se ci sei nel mare, nella spiaggia fa sciaff, sciaff. Non... Vabbè. Questo è il classico rumore di porte che sbattono all'interno devi, di una no, casa. No, io veramente vecchia. Non so più in che lingua dirtela, lei. Giustamente dicono la rotazione di... Devi stare zitto! No, quel simbolo, cos'è quel simbolo? Daddy sorry. Cioè, la pronuncia è veramente incredibile. Lei. Quindi è un bambino un po' infastidito. Comunque hai visto che il capello da zischina che si è fatto Jacopo. Jacopo, ma comunque tutti dicono che hai rotto il cazzo, bisogna che vai avanti. Ragazzi, se volete vedere una roba veloce, avete sbagliato long play, cioè io non so più come dirvelo. Chi vai c'è sinistra, qua? Hanno chiesto ovviamente la prossima puntata della Pier Polemica se la fai sul rumore dell'acqua nelle case abbandonate. Chi era? Chi era? Un cancello chiuso. C'è una persona! C'è una persona! Non c'è nessuna persona! Ma come no? Distesa sul letto? No, adesso. è un sacchetto di persone. No, è una persona, sì, coglione. Una persona. Con che la prova apri? Con la cassetta o con l'email? Con la cassetta. No, ho usato... Non puoi tagliarla così. Quindi vai a prendere le cesoie. Questo è un long play. Sono i nomi? Craig? Turned. Dead. Ah, perché si trasformano in zombie come... Ah, quindi sono esperimenti? Sì, sono morti, esperimenti. Probabilmente. Vabbè, io non so che vengono i rumori però, eh? Questo sarà non veramente... so che vengono i rumori. Questo sarà veramente un long play. Ragazzi, se vi dà fastidio, io già l'ho detto. Cambiate canale, come col Maurizio Costanzo Show. Ah, vedi, ho detto le cesoie, ma... veramente grande scrittura Resident Evil. Che dici? Vado di qua? O vado qua? No, o apro la galera? Apri la galera, hai preso sta cazzo di cesoia. Molto i tronchesi possono aprire un sacco di roba però. Il cancello fuori? Riesci a aprire il cancello? No, ma non solo il cancello, anche il coso. Il coso cosa? C'era quel mobiletto chiuso. Adesso tu dimmi chi questo qui, ovviamente è ovviamente una persona che adesso si sveglia quando... E c'ha la testa spappolata! No, c'ha i capelli lunghi, Alessio. No, c'ha la testa spappolata. Facciamo una scommessa che si sveglia dai capelli lunghi? Non hai capelli lunghi. Facciamo questa scommessa. Io vado, eh. Ma guarda, guarda! C'hai i capelli lunghi, è mia. Mia. È mia. Per fortuna sei viva. È mia. Sono Ethan. Ethan. Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Perché? Ma che vuoi dire? Mi come hai contattato lei? No, non sono stata qui. Io. Non è stata lei. O forse... Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro. Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà, dobbiamo Daddy. Dobbiamo andarcene adesso. Gnocca però mia, eh. Che poi mia è anche carina l'idea perché significa missing in action, no? Dove mi porti? Questa te l'hai letta da qualche parte? No. Un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Ma puoi guardare, stanno parlando. Sei sicuro di quello che dici? Il monitor regia che è piccolino mi fa meno paura. Quanti anni è che hai lì? 3. E le ha detto, ma sei sicuro di quello che dici?
Sei sicuro? Ma non ho capito, lui è andato a cercare dopo 3 anni? Perché non ha perso le sue tracce, lei è scomparsa. Sta avendo un orgasmo, lei. Alessio, sta avendo un orgasmo. Ma chi? Lei. Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Sì, ovviamente, dividiamoci. Lo conosco il posto, dividiamoci. Guarda come si vede chiaramente qua c'è una via d'uscita, lei. È la tipica via d'uscita. Infatti, questo... guarda come si capisce che c'è una via d'uscita qui. Qui è dove faceva gli esperimenti. C'è anche la carta igienica, quindi ci cagava di sicuro. Guarda lei che aspetta per lo script dopo. Aspetta e spera. Cosa c'è per terra? Che cos'è? Queste sono quelle, sono frattaglie per terra. Dove? Sinistra, gira a destra, tutte quelle robe lì sotto, cosa sono? Bozzoli? Boh, sembrano sacchetti con la carne, con i pezzi. Sacchetti di carne. Vabbè, doveva per forza da lei, insomma, no? Vai con lo script dopo. Noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Shh. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. Andiamo di qua. Ma giochiamo sempre con lei? No, paura di no. Secondo me lei è chiaramente cattiva. Chiaramente il cattivo, lei. Cosa vuol dire è pagliata? Ah, è pagliata. Ah, vedi? La via d'uscita, stiamo a posto. Sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Vai, tranquillo, sereno. Strafe laterale. Tac. Ma adesso giuramento. Che succede? Che se guardi un angolo di un muro non succede niente. Ti vuoi seguirla per cortesia? Dov'è? Punto. Dai, seguila, tanto va avanti lei. Al massimo succede qualcosa a lei. Guarda, è la via d'uscita, c'è Alessio. Detto lì, è proprio lì. Gioco. Guarda lei che guarda. Quindi? Quindi vai. Devi andare avanti. Ma che c'è dove sta? Nelle chiappe? Sì. Vai, si apre la porta e dentro c'è una festa di Natale. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Chiudiamo questa? No. È sicura, vai, vai, c'è un'altra porta, è sicura. Non c'è più. Non c'è più la porta. Sparita. Che cazzo urli? Ma che sei, scema? Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Oh, sta cambiando. Che cosa succede? Lo devi guardare. Sto guardando. Devi, oh, sì, però. Sto guardando! Devi. Sto guardando! Ho capito. Però, no, non morire. Ah! Non ho fatto niente. Non muoverti, ok? Io do un'occhiata. E quindi è semplicemente impazzita. C'è un mal di pancia lei, che gli è successo? Ha cambiato personalità per un attimo, poi dopo si è accucciata. Probabilmente, quindi non adesso... probabilmente non ha mangiato neanche lei e le fa male lo stomaco. Ha detto saremo una famiglia adesso. Saremo una famiglia per Paolo adesso. Cazzo. Che cos'era questo? Sei stato tu? Sì. Se no avresti fatto un salto. E001. No, secondo me E00 punto esclamativo. No, ah, no, E001. E-001. Per sederti sulla sedia a rotelle. Per far partire la sedia a rotelle automatica. Ma secondo te che faccio? Vado avvicinarmi a lei e vedere che succede o vado da qualche altra parte? Devi andare. Dove? Lì, c'è una porta. Dove andrai? Attento che là c'è un... Hai visto Pupazzo? Sì. Cioè, chiaramente adesso io vado lì e succede qualcosa perché è tutto chiuso. Pupazzo. È di Mia, è il pupazzo di Mia. Questo è un altro pupazzo, ma quello non è Mia. Mia Superstar. Oh! Ma chi è? Chi è? Sta chi è? La tipa, chi è? La tipa. Dove devo andare? Dove devo andare? Non vedo un cazzo! Non sta succedendo niente! Non sta succedendo, vai dalla tipa che ha urlato! Non c'è più! E vai! Dai, è impossibile! Ma che faccio fai? E dove è andata? C'era l'altra porta, si è aperta l'altra porta, quella che non c'era più. Scusa, non c'è più niente da prendere, il bamboccetto in alto l'hai preso? Non fa niente, quando l'ho preso ha fatto no! Quel cazzo di riflesso sul televisore!
si apre ma da solo. Che cos'è questa roba? Che è successo? Dai, Pierpaolo, ti avverte prima di farti fare un salto. Vai. Prendi, prendi. Apri, prendi, apri, prendi. Non hai preso. Non c'è niente da prendere adesso, perché non lo vedi? Perché te lo fa aprire? Che cazzo avvicinati, aprilo e prendilo. Vai avanti. Ma cosa devo prendere? Non lo straccio dei frate indovino. Che cazzo è? C'è un telefono. C'è un telefono. Fai questa telefonata, dai. Che strano, non funziona. Bel telefono, tra l'altro. Comunque piove, eh? Governo ladro. A che cosa ha fatto là? Ha caricato, salvato, cosa ha fatto? Sì, carica. Però non salva? No. Non c'è salvataggio automatico, c'è una roba che dovremmo ripetere. Ah, mappa casa ospiti, vedi? Perché siamo nella dependance degli ospiti? Eh sì, immagino di sì, questa è la casa ospiti, ne abbiamo fatto tutto questo giro, come si fa? Che giro abbiamo fatto, scusa? Leggenda. Tu mangi Ah, è proprio come sì. Dove stai Resident Evil? Poi? Bagno. Soggiorno. Ma questo non è dove. Ah, ma questo è dove stavamo. Mia mamma mi ha chiamato dalla cucina per chiedermi che cos'è successo. A urla. Per le urla che hai fatto. Secondo te adesso lei da dove sbuca? Non sbuca. Ma è impossibile che non sbuchi, Alessio, cazzo. Comunque hai la mappa. Adesso sei perfetto, ti orienti perfettamente. Vado in bagno. La mappa, eccola. Sono in bagno. Ok, non ci sono vie d'uscita dal bagno, te lo volevo ricordare. Perché invece il resto del coso, quali sono le vie d'uscita? Le porte, i corridoi. Sì, dove vai? Dov'è la via d'uscita? Dov'è? Dai, dimmi dov'è la via d'uscita. Dimmi dov'è. No, non ci sono vie d'uscita. Intanto becca della soluzione medica, pianculo, va. Però almeno che il bagno non sia come quello di Alessio, eh. Devi stare zitto. Ma perché parla lei e lo dice a me? Lo senti? Che cosa? Adesso lo senti o no? Sì, lo sento. Vai, aprile. Tira via 2-3 mattonelle. Ma chi è? È il tubo, sta facendo il morse sul tubo. È un modo per trasmettere i messaggi quando sei imprigionato. Ma chi? Zombesche, qualche altro prigioniero o la stessa mia? Alessio, mi dici chi è, però veramente io non posso giocare a sentire rumori. Dobbiamo andare a vedere chi è. Beh, senti, faccio così, sto qua. Hai finito il gioco. Ma senti, è sempre più forte. Sai il morse, perché magari... Sì. Ah? L? Non era la... perché o era la S o era la O, non mi ricordo. Comunque è chiaramente morse, qualcuno potrebbe tradurre per cortesia. Devi seguire il suono. Sì, come faccio a seguire? Era dentro un bagno. Adesso lo seguirai e diventerà sempre più forte. Ah, sì, non era nel bagno. Devo starlo a dire. È chiusa a chiave, Ale. Non è chiusa a chiave, apri, dai. Allora dove vai? Cerca un buco. Finito. Finito il gioco? No, se puoi evitare però, Ale. Il fatto del tubo non l'ho preso da quella cosa che rimane da quella ragazza che rimane intrappolata in casa. Continuiamo. Sinceramente, se mi dici che film è, sicuramente ve lo guardo. Però generalmente è una cosa abbastanza comune. Ah, ma forse uno sul vetro? Stai tornando indietro? Sì. È chiaramente uno che bussa. Ma no, al ma vetro. Magari era il protagonista di quello show. Gli devi andare ad aprire. E dove cazzo sta? Dove c'è la porta. Si è spento. Vedi? Girati. No, ma non girati, fai le pirouette. Guarda fuori dalla finestra. Non c'è nessuno, Alessio. È vuoto, non c'è niente, non si apri vede un la cazzo. Porta, un altro, ci sono venuto da qua. Vabbè, ma magari bussava da lì, si è spento che sei arrivato. Adesso ricomincia a bussare. Devi aprire sto poveraccio che bussa. Ma non so dov'è, ma che era cazzo? Era là. Alla porta? Sì. Vabbè, andiamo a aprire la porta. Vediamo lui che non si sa perché dove è tornato dietro di me a bussa. Con non una porta aprire aperta. Non poteva aprire da sola la sua cazzo di porta. Vai, aprila. Chi c'è? Vai, entra. Dove sono le scale? Vai. Chi è? Non c'è nessuno, lo vedi? È laggiù per forza. Un'altra, quindi è ritornato giù. A lei. Sì, mi sa che devi scendere. Devi scendere. Non puoi andare da nessun'altra parte.
Hai sentito anche tu questo verso? Hai sentito? Che ci sta? Dai! Allora, è in questo gioco... Oddio, che cazzo è? È mia, allora, è mia, prendi. Non posso muovere! Sei morto. Porca troia, non posso muovere, non può. C'ha la diarrea, chiaramente, lei. Mamma mia, ti ha tirato una pacca che la metà è abbastanza. Però sei ancora vivo. Porca pupazza, sta qua, Alessio! E... C'è un coltello. Devi che fare devo fare? È scriptato, lo vedi che non posso fare un cazzo? RT. Qual è RT? Ah, li mortacci, sua che male. Sei incazzato un po'. Sei ancora vivo. Non posso fare un cazzo! Devi spingere i bottoni! Non posso fare un cazzo, Alessio, l'ho fatta sola, non lo vedi che non sì, adesso ti arriva il quick time, quindi stai attento, stai pronto. Vabbè. Ah, mamma mia, prendi delle lame che... Oh, mamma mia, un male mai visto. Mamma mia. Ma che cazzo adesso è? Ci facciamo tutto il gioco con le mani spappolate? Sei risvegliata? Sì, ma hai rotto il cazzo, ma cioè, ma vai a fanculo. Ma perché non muore? Mamma mia, agonizzante sta roba. Sembra tipo posseduta. Ma si è uccisa da sola? È svenuta? Ma perché c'è tutto questo macchiette di sangue sopra lo schermo? Vanno via. Usa la soluzione medica. Usa la soluzione medica. Cioè lui aveva un buco su una mano. Ma che cos'è il Santo Graal? No, ma poi aveva un buco. E neanche Indiana Jones. Ma aveva un buco sulla mano. Scusami, mi si è rotta la chat di Twitch. Non funziona più adesso. Perché? Hai perso tutto quello che stavano dicendo. Lo so, perché mi si è bloccato. Scusate ragazzi, però i potenti mezzi messi mia, in se posizione sei veramente da Pierpaolo coglione, fanno vomitare. Certo, non è il problema tu che sei coglione. E poi mi tiri via la distruzione totale. Ti ho già detto di no. Ci vuole un secondo, è fine pena male. Guarda, l'hai proprio sbarellato. Non va più niente. Un attimo ragazzi, purtroppo quando hai delle persone con dei problemi gravi e questo è il risultato. Ho anche il raffreddore, posso soffiarmi il naso? Mm-hmm. Sul tuo maglione. C'ho la sciarpetta. Sulla tua sciarpetta. Bello, non c'è questo, connessione. Bello questo momento inutile. Vai, tu continui a giocare, dimmi che cosa devo fare e io lo faccio. Non va la connessione, quindi che cosa vuoi che ti dica? Che cosa fa? Non sto facendo niente. Cioè guarda, hai rotto tutto adesso. Ho rotto Twitch, a parte ragazzi. Il cazzo, hai anche rotto altro. Comunque 2003, Dai ragazzi. Io penso che sto per morire in diretta. Chat. Che devo fare? Schifosissima. Allora, che faccio? No. Che faccio? Vado di nuovo da lei o torno indietro? Vai. Vado, non si sa chi è. Scusate ragazzi, riprendo la chat adesso perché non ce l'avevo fino a un secondo fa. Niente, è chiusa lei. Cos'è chiusa? La porta là continua a essere chiusa. Dove cazzo vado? Dovrei ritornare giù. Da lei. Quindi ritorno da lei. Che adesso si risveglierà. Non si risveglia. È svenuta. Se ma... si risveglia che facciamo? Ma non si risveglia. Facciamo l'ipotesi. Giochi te. Facciamo. Se si risveglia giochi te. Ecco, non gli frega un cazzo. Fianculo va. Cioè, adesso tocca a te. Vai. Fammi vedere i tuoi quick time. Non so i quick time. Non so vai, i tuoi fagli vedere. Fammi vedere. No, vai adesso fammi vedere. Dimmi i tasti. Cammini, non ci sono altri tasti, cammini. Col sinistro corri e col destro col fai. Col sinistro corro? Col sinistro qua corri. Cosa qua? Cioè... Attacca! La uccido? Sei morto, Ale. Ma mia, sei un campione. Ma scusa, devo uccidere mia? Sì. Ti sta prendendo a... Non lo vedi che ti sta coltellando? Vabbè, fai come vuoi, Ale. Vabbè, niente. Veramente. Vai, come... Bello. No, vedi? Hai ammazzato lei. Ma non va ammazzata. Se avessi giocato lei, io avessi giocato io, non l'avrei ammazzata. Ma non va ammazzata. Allora che cioè, cosa andiamo a fare? Guarda che sei forte. Scusa, ma adesso andiamo via però. Cioè ho ammazzato quello che... C'è anche del pianoforte. Fresca. Riprendi l'accetta. Non me la fa prendere. Come si va, Chinino? Destro. Destro cosa? Analogico destro. Non me la fa prendere più. E sprechi le cazzo di cose. Ma guarda che sei coglione. Che pulsante era? B. Dimmelo cazzo. C'è il telefono che squilla, Le. Dov'era il telefono? Prendi prima, apri il cassetto. Con A. Ma perché è pieno di cassetti dove non c'è niente dentro? Apri la credenza, Le. Non si apre. Squilla. Sì, sì, adesso come andiamo vuoi. Tanto quello. Squilla, se vuole parlare, sì, aspetterà. Esatto. Non è che siamo sempre qua a sua disposizione. Però, cioè, tu mi devi dire i tasti. Te l'ho già detto. Hai preso l'unico che non dovevi spingere, perché era quello per ricaricasse.
Magari è mia. Sarebbe figo se è lei. Magari se fosse. Hai dimenticato la coniugazione dei verbi. Non saresti dovuto venire qui. Chi sei? Sto cazzo. E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Non è mia, è no. Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Vai, vai subito, lei. Dall'attico mappa. Dove è l'attico? Mappa? Questo qui. Si è aperta una porta! No, 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 quell'altra di là, quella di là. Ma mi puoi urlare qui dentro? Vai, 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 vai a farmi no, vedere. Dimmi la mappa. Devi andare, si è aperta la porta del soggiorno. Dov'è l'attico? L'attico sta su, è l'attico, sta piano di sopra. Dove stanno le scale, sì. Vai un po'. Adesso ci ricolleghiamo a dove stavamo. Che cazzo corri? Ma sei stupido? Ma mi stai entrando nel cervello. Come puoi correre così? Ma che cazzo sta a fare, la maratona? Guarda a destra chi c'è. Ecco, questa ti ricordi qua dove eravamo? Siamo venuti? Dove c'era il passaggio segreto? Era dove era il passaggio il segreto? Il soggiorno era aperto? Sì, era quello col piano. Era quello col piano forte, che noi abbiamo aperto il passaggio segreto. Qua? Sì. No, che cazzo ci rientri? Devi andare nell'attico, al piano di sopra. Alessio, attento! A cosa? Alla carta da parati. Perché corri? Me lo ricordo questo, ci siamo stati qua una sì, volta. Sì, un paio di volte in vacanza, lei. Dicono prendete l'accetta. Prendi l'accetta, infatti, dov'è non ho capito. L'accetta? Quella di lei quando l'hai uccisa. Ma non la riuscivo a prendere. Perché non sei capace, ti chini e la raccogli. Dov'era lei? Dov'era lei? Qua a sinistra. Sinistra, sinistra. Ah, non c'è più lei. Hai visto come sflickera il sangue? Schifo. Dove è andata lei? Spiegami adesso. Attento, che cazzo fai? Ho provato l'arma. Dove è andata la mia Missing in Action? Guarda se sta in bagno. Però ho sprecato l'energia. Io qua sì, siamo perché a livello sei un medio. Coglione. E se sei un coglione, tu, lei che dovrò fare? Sotto se sei coglione non è colpa mia. Apri questa. Non li conosci. Apri il bagno. Apro il bagno. Che questo qua come si apre? Magari se sta a fare le abluzioni, magari se sta a lavare. No. Mia? No, guarda che è sprecato. Se ci penso che è sprecato tutte le borracette. Sì. Chi è? Ma che c'è? Ricordatevi le tronchesi che aprono l'armadio. Esatto, infatti. Adesso torna indietro, sì. Dov'è l'armadio? Devi andare in soggiorno. Io non ho grande senso dell'orientamento. Non devi correre. Quello è fondamentale. Non correre. Non qua. Non qua. Qui non c'è niente. Non c'è l'armadio. Torna indietro all'ingresso. Sta l'armadio. Quello che ti ho detto prima. Che infatti possiamo aprire con le tronchesi. Se continui a correre, giuro su Dio che ti cavo in testa. Ma perché no? È ovvio che è un momento tranquillo. No, questo non devi qua. Correre. E poi qua. Non c'è la cosa del rumore come auto. Guarda, l'armadio sta laggiù. Vabbè, corre. Io veramente, senza parole. Fai rumore, non te ne rendi conto. Ma non c'è rumore. Nessun problema, ma non c'è questa cosa, non fa parte del gameplay. Ma che ne sai? Allora perché hanno messo corri? Perché posso usare anche l'accetta? Sì, perché hanno messo corri? No. Spiegami perché hanno messo corri se non fa parte del gameplay. No, che non fai rumore, corri per scappare dagli zombie. Dai, non di cazzate spingiamo. Ma scusa se ho ragione. Sì, sì. Usa la cassetta. Comunque ragazzi, datemi ragione. Okay. Visto? Che cosa? È possibile, te l'avevo detto che ti serviva. Ok, preso. Che questo ti serve per sopra, e poi infatti. Basta, non c'è la prendi la varecchina, che magari ti fa comodo. No, dare la pulita. Dare la pulita. No, non là. Vai di qua. E corre. Attento, ma sei stupido? Perché ci sta lei, ma non l'hai vista? Sì, l'ho vista. Ma sto tranquillo, capisci? Che è una che cammina, si fa i cazzi. Ma perché vai? Guarda dove viene! Mi stai urlando. Guarda dove stava, Alessio. Dove stava? Dove ha camminato? Dove è andata? È passata, è passata. Giù, vai su perché devi andare sopra, all'attico. All'attico. Comunque Alessio ha ragione al 100%. Sì, 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 vai. 100%. Sì, sì. No, 99,9. Vediamo, insieme allo spirito. No, 32. Vai con lo Spirito Santo, vai. E cammina così, veramente. Io non ma so controllo! Alzati, stai accucciato, non lo vedi. Sto andando, allora, se mi muovo, rompi il cazzo. Se vado piano e sto circospetto, rompi il cazzo. Cambia il circospetto. Beh. Sì, sì, certo. C'è un pulsante, lo spingo. No, perché non c'è il fusibile, Alessio. Vabbè. C'è il pulsante rosso che non funziona. Ma dov'è che il fusibile non andava attaccato qua? Salva! Salva! Okay, nuovi, vai, metti nuovi. Perché nuovi? Controllo. Vai, metti nuovi, non salva sempre lo stesso. Ma perché? Perché è più bello. Dai. Perché facciamo le cazzate come alien che ci salvavi sopra mentre morivamo. Ti ricordi quel paio di volte? Sì, sì. Quindi, è stato epico. Ehi, bicissimo. Che cazzo? Hai preso? Sì. Accendi, usa il fusibile. Dove era che lo dovevo mettere? Di qua, non lo vedi? Di là. Di andare nella stanza della TV a mettere il fusibile. Era giù, Era eh? Giù, come ti ho detto. Ma dai, ma nel salotto. Sei veramente... Vabbè. Fal, dillo, handicappato, mongolo, continuiamo con le stesse cose, vai. Mi stai sputando in faccia? Io non so dove tu stai andando, comunque cammina. Non è qua il soggiorno? E corre, cioè io veramente... Però scusa, cioè ho il totale controllo del gameplay. Sì, continua a correre. Fusibile, cosa ci vuole? Tac.
fatto. E adesso su. E corre. Tu avevi paura c'è che succedesse qualcosa. C'è Mia! C'è Mia! Il cadroglio! Lo vedi che sei coglione? Lo vedi? Ha detto sei tranquillo. Guarda! C'ha, dice tranquillo ma c'ha una mano dietro la schiena. Madonna, ma è bruttissima lei. Ma che cazzo c'ha? Ma soprattutto perché non muore? Sembra che ha la diarrea. Ah, madonna. Staccatela, levatela. Che cos'era? Un levatelo. Era un polistil? Che cos'era? Alessio. Sto provando. Devi tenere premuto, ovviamente. Cioè, vuoi metterci più tempo? Non so che cosa fare. Vabbè, Alessio. Cioè, c'è la motosega. Dimmi cosa devo fare. Staccalo con i movimenti. Lo sto movimentando. Con trigger. Vabbè. Sei riuscito a morire, ti rendi conto? Guarda! Guarda un po' di motosega! Che male, ti ha staccato la mano! Ha staccato un braccio. Pensa che ti staccava il cazzo, Ale. Ma scusa, ma noi c'è... Cioè, facciamo, sei proprio non capace, eh? Facciamo tutto il gioco senza un braccio? Cosa devo fare? Io non so che cosa fare! Blocca la ferita! Con cosa? Con B? Con... esatto, con la... Con il Santo Graal! Con il Santo Graal che è buttato, ovviamente. Ma dai, non abbiamo più una mano, ma che gioco è? Vai, prova a uscire. No, come si fa? Come si fa? B. Sì, B. Non ce l'hai perché sei un coglione. Dove vado? Vai fuori, scappa da questa fuori. Cazzo di casa. Sì, dritto, in cucina, vai fuori. Ma perché devo salire le scale? Ma perché devi perché si esce dall'attico? Ma l'ingresso, esci dall'ingresso. Ma che dall'ingresso, dai. Ma dove corri che sopra c'è lei? Ma non c'è lei, non ti preoccupare. Vabbè. Adesso ci vai, fai via. Scale. Ma può essere uno che va in giro senza una mano? Ma poi gli sei già fermato il sangue, ma che cazzo c'ha? Le pari... no, le pari... Quali scale sono comparse? Queste. Eccole qua. Dicono che era scriptato. Lui non devo fare niente. Sì, infatti. Sì, certo. Matto. Bella sta stronzata che non deve fare niente. C'è tutti gli amichetti tuoi che ti difendono a priori perché... Girati, tira sulle scale! Ma che tira sulle scale? Le spegni le scale! Non le spengo dicono le scale! Dicono di raccogliere la mano. Vedi? Così almeno te la fai riattaccare. La fai riattaccare. Vabbè, io mi sembra veramente che cammini, devo andare giù di qua, cammini era come giù un di qua, demente, era giù sì. Di qua. A destra. Non camminare mentre ti giri, ti ho detto perché? 60 volte. Perché? No. Dov'è non la era mano? Qui, sta qua per terra. No, non c'è. No, ferma. Ma ero qua, io. Eccola là. A chinino come ci si mette? Analogico destro. Ok. Ma qual è il tuo problema? Mamma io non mia. Riesco a capire. Scusa, mamma ma mia. Quando gioco io? Posso giocare come gioco io? Mamma mia. Infatti è il motivo per cui non giochi. E scusa se vado a cannone io nel frattempo. Perché sennò e continua a non tirare sulle scale però non ancora so non si tirano su. Guarda avanti che c'era prima. Aspetta, c'è prima sta stanza. No, vai a vedere problema. Avanti. Metti la mappa. La mappa. Là c'è vedi che c'era dove andare. Fai come cazzo vuoi. Prendi i proiettili, vai. Munizioni della pistola. La pistola. Ok. Perfetto. Mi devi dire come si usa però. E te lo dice lui. LT mira. Qual è LT? Il sinistro perché left. Non sparare adesso non perché abbiamo 5 proiettili del cazzo. Come si carica? Non è un problema perché tanto non consumerai mai una caricatore. C'è la soluzione medica. Ma non la usare. Non la usare perché non ti ricresce la mano. La usi solo quando vedi rosso. Alessio, mi spieghi come facciamo a essere vivi Alessio, senza una mano? Te lo ripeto. Di certo la soluzione medica non risolve. Se la sprechi ti rompo il posso culo. Posso mettermi le scarpe? Sì, no, gli stivali è meglio. Sono più comodi. Si è chiusa la porta comunque, perché? Vabbè, andiamo avanti questa cosa. Alessio, se spari giuro che mi incazzo. Però se c'è qualcuno sparo. No, posso? Usa l'accetta se c'è qualcuno. Allora mi fai cambiare arma. Come fa? Cambiamo. Come si fa? Effettivamente non so come si cambi. No. Ah, con l'inventario, Y. Vedi, metti... Ah, con questo, con il digitale sinistro. Ah, sinistro, ok. Quindi spingi Y. Digitale sinistro, perfetto. Quindi sei più contento, perché sì. La puoi usare solo tu. No, no, perché tu cominceresti a sparare ovunque tranne che sul nemico. Cioè, quello è il problema. Tu intorno gli fai la sagoma intorno. Dai che voglio attaccarmi, la mano. Non lo sai che li sprecherà tutti, no? Voglio attaccarmi la mano. C'è qualcuno? C'è qualcuno, Alessio! C'è qualcuno? Mi hai rotto un timpano, Pierpaolo. Cioè, mi fischia, proprio sento un rumore metallico che segue che è il turno. Perché la mia la voce non si rompono i timpani con la voce. Non lo so, però io sento un rumore metallico. Ma posso distruggere le casse? Bello. E dentro magari ci trovo i bonus, le stelline di Mario. Anche i soldi. Colpisci verso il basso, no di lato. Fai così. Verso il basso, Alessio. Però non c'è niente dentro, non è divertente. Guarda, è pieno di casse, pure qua.
Verso il basso, adesso. Ho rotto il manichino, hai visto? Sì, però non c'è un cazzo da raccogliere. È incredibile che tu non riesci a colpire verso il basso. Ma più basso di così non ci va. Devi fare il colpo dall'alto verso il ma basso. Ma non so, il colpo è automatico, sì, spingi e va. Certo. Se mai visto la cosa. Comunque io so giocare, tu no. Prendo la porta o prendo... Cosa c'è su? Ah, guarda lo squadro. Ah, su c'è la scala dove si buttavano i tizi. No, vai dentro prima la stanza. Perché le stanze ci entro io, vero? Così non mi sente nessuno. Non riesco a... Mamma mia, veramente sembra di vedere un demente in azione. Veramente un decerebrato, anzi, in azione. Comunque, sono Piero, mi fai montare la pistola? Fai come cazzo vuole. Cioè, vediamo la fiera dei colpi sparati in giro. Vai, metti, voglio vedere. Vediamo, vai. Vai. Ok, adesso vediamo. 32 colpi. 39. Scusa, metti giù, 39. Giù. Usa le munizioni solo. Prova a lanciargli i proiettili. Non lo posso caricare. Pensa, vediamo. Prepariamoci alla fiera dei proiettili sparati ovunque tranne che sul nemico. Alessio, se sprechi i colpi, che poi io devo giocare con un proiettile. Guarda su! Torna giù! Torna giù, cazzo! Madonna santa, ma che ha fatto? Si è buttata. L'accetta! Adesso un braccio. Vabbè, sta sparando, cominciava. Già abbiamo iniziato. Dov'è? Cioè, io sono imbarazzato. Non mi fa colpire, però. Cioè, che ti sta tagliando? Nella parte, pensavo di essere morto. Sì, è andato ormai. Veramente, te proprio i momenti dei giochi. La morte più lunga del mondo. Cosa devo fare? Cosa direi devo fare? Niente, Alessio, che dici? Che cosa vuoi fare? Sono ancora vivo? Sì. È incredibile. Sono morto. Ma perché sono morto? Pensa che mo abbiamo salvato un'ora fa. Come ma perché? Adesso gli è sparato su un dito. Su un braccio, poi da un altro punto. Vabbè, e voi siete cecchini. Vai. Voglio vedere il tuo cecchinaggio. C'ho la mano sudatissima proprio. Tra l'altro, non so se hai notato, il salvataggio non contava un cazzo, perché siamo in un altro punto. No, è prendere la pistola. Ma non l'hai salvato, tu l'hai salvato. Allora forse c'ha le milestone e poi c'ha dei checkpoint. Solo che ha già capito chi sei e quindi... quindi è più facile. Non c'era nulla tanto nelle casse, no? Alessio, però allora, mentre giocavi io ti ascoltavo. Dicono che probabilmente siamo gli... No, veramente hai parlato tutto il tempo e mi hai urlato in un orecchio. Se quello è il tuo concetto di ascoltare, siamo un altro. Comunque hai detto che probabilmente siamo gli unici a essere morti in quel punto. Addirittura? Scusate ragazzi, non gli unici, l'unico. L'unico, infatti non mi mettete in mezzo a chi non sa giocare. Quindi non c'era un cazzo da raccogliere qua? Sì, a parte quello, dico, dentro le casse non le stare a spaccare. Vai su, vai a destra, che non c'era qualcosa da raccogliere. Certo, le munizioni, Ok, dopodiché sali, tieni l'accetta. Ma che fai adesso, dai comandi? Ma cioè, sì, perché... Non riesco a capire. Adesso ce l'hai! Tu non hai giocato e fai i comandi? Vuoi che lo passi in un secondo con la mano di prossima? Tra l'altro, guarda, tanto per dimostrare, avevi più proiettili te. Quindi hai già sprecato i proiettili. Non li ho sprecati. Sì, probabilmente ti tieni conto di quelli sparati inutili, del cazzo come tuo solito, e quello è il risultato. E allora non usare i proiettili, usa l'accetta. Vai su per la scala, dove vai? Ma chi è? Ma si chiudono da sole le porte. Ma secondo te se la colpisco con l'accetta a lei, invece che con la pistola, lei? Alessio! Dice sì, ma l'accetta non gli serve a niente. No, Pier, con l'accetta quella c'ha la motosega. Vai, fai adesso sta sega, vai, scendi giù e ti rompo il culo. Però non vale, vedi. Però non vale. Stai lontano. Vale. Dai, fammi vedere questo headshot. Oh. Non l'hai proprio, l'hai beccato un po' qua di striscio. Prova l'headshot. No, ho sbagliato il colpo. Eccolo, questo mettitelo in testa. Questo hai sbagliato. Ricarica. Madonna, ma è lentissimo a ricaricare. Comunque hai sbagliato i proiettili, Vabbè, adesso è ferma, immobile. Devi spararla, devi sparare. Ormai c'è a prova di Pianesani. Bravo! Ha preso accelerato! Vabbè, in faccia! Ma ci sto in faccia! Complimenti! Ma sì, è pure finita le punizioni! Grandissimo! E adesso dove vai? Guardi se non sa fare le scale? No, voglio aspettare che ricaricassi. Come fa a ricaricare con una mano? E infatti ci metto un'ora. Ma come fa però? Cioè fisicamente come fai? Ti puoi stare zitto in silenzio un paio di volte? Ecco. Ti ama. Però ti ama.
Al cazzo, me coglioni. Che sta facendo? Sta facendo. Prendi la motosega, prendi la motosega, prendi la motosega. No, perché tanto. Aspetta! Ma non lo vedi? Non lo vedi che sto ricaricando del cazzo? Sarà morta. Prendi la motosega. Non la puoi prendere la motosega? No, vabbè. Ora diventa Doom, che cazzo? Ma secondo te è morta sul serio? Che comunque hai sprecato forse metà delle munizioni a disposizione. L'ho sempre colpita tranne una sicurezza. No, ma ci dici colpi da certo. È ancora vivo! È un altro! Dagli la mazzata, questo qua. Famiglia, ti ha detto. Ma sei a terra, cosa fai? Non posso fare un cazzo! Ma lui è cattivo. Ma lui sembra quello di Breaking Bad, sembra Bryan Cranston. È vero. Non sei il benvenuto, sei abbiamo sbloccato. Cos'è? Sei rimasto sconvolto, lei? Qual è il problema? Prendi la motosega. Non me l'ha presa con il Doom. È un uomo distrutto. Perché senza non sa motosega. Giocare. Ah, quindi lei la fa rivivere. Cioè lui ci ha fatto fare tutto il giro e ci ha portato nella casa principale dal cancello chiuso. Per la strada? Non è per la strada, è il cancello principale. Ha passato paura lui. Eh? Ha passato paura lui? Non si ricordava. Non lo so, scrivono così. Chi è lui? Sono chi i tuoi fan questi qua. Ha passato paura lui. Sono quelli che dicono che hai ragione te. Ciao Jack fan 93. Ciao italiano. Ha detto che hai del lavoro da fare lei. Guarda, t'ha riattaccato la mano con la grappetta, con le grappette. Ah, pensavo con l'orologio. No, quello potrebbe essere forse l'orologio che ti tiene la mano. Questo è il prologo. Ah, ci zombifica. Ah, quindi siamo zombie per tutto il film. E vedrai che si scoprirà alla fine del film che noi stessi siamo degli comunque zombie. Non è un film, è un videogioco. Si scoprirà alla fine del videogioco che noi siamo uno zombie. Vedi? 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 Dove mi trovo? Ma cosa mangiano? Ma quella sinistra è fighissima. È l'ora della pappa. E poi, chi siete? Dov'è mia? Pure tua nonna ci sta. Mangia. È buono. Ma lui è fighissimo, il tipo a sinistra è fatto da Dio. Merda. È come Alessio, non distingue la merda, hai visto? Cosa fa? Ma perché gli sei gambaccio? Di nuovo? Me lo attacca, ce lo attacca. No. Ma dove ha messo il braccio? Deve mangiare la sua cena. Che schifo. Ma che roba è? Comunque io ho fame. Ma intestino. Non mangia. Di la cazzo di bocca, Margherita. Sei per lui. Bene. Via di qui. Sei un figlio di puttana. È incredibile, tu figlio di puttana. Non mangia, non mangia. Cioè, sono tutti ispirati a te, sono. Adesso è incredibile. Sono ispirati a te, sono ispirati. È un figlio di puttana, non mangia, non mangia. Ragazzi, adesso quando si incalza lavora è così, eh. Ci sta tagliando i denti per farci mangiare. Ci ha attaccato i denti davanti. Guarda lui. Ma perché mi devi staccare i denti per mangiare? Perché non mangia. Così vedi, ce ne infila dentro, guarda. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Quale poliziotto? Ma quello là, senza un braccio. Beh, ma la gente è top. Maiali. T'ha detto che sei un maiale, Ale. Ma tu nonna qua per terra? Ma non sta benissimo. Dove è andato? Cioè, si è volatilizzato. Dai, liberati. Liberati. Con cosa mi libero? Col cazzo, Alessio? Adesso la nonna se lo deve fa. Eccola! Comunque il doppiaggio fa sempre schifo. Oh, sei risvegliata. La nonna ti dà una mano. Di là un po'. Che altro è sveglia? Non si capisce come ti sei. Ti no, nessuno l'ha capito. Guardami nonna. Dalle un colpetto, dalle un'accettata, dalle no, un orologio. No, non posso darle un cazzo, non ho un cazzo. Ma adesso. Hai l'orologio. L'orologio che serve? Vede i battiti? Perché ci dovrebbe aver messo un orologio con i battiti? Tanto è chiaramente scriptato, per cui... Però io ho fame, possiamo mangiare qualcosa? Guarda, qua ci sta, intestino... Ma com'è che una teiera? Quando vedi scarafaggi o intestino? Una teiera al centro, quella al centro riesco a capire. Che cos'è quella al centro, secondo te? Delle fiaccole stanno mangiando al centro, dalle un cos'è? Colpetto, delle dalle fiaccole? Un colpetto, dalle un colpetto. Con cosa? Con cosa? Con X. Dalle un colpetto. Senti, poi tra l'altro quando usi il coso ci sta tipo la sitcom. Fai una battuta? Fai una battuta. Non so. Fanne una al volo, fai una battuta. Splash. Sì, il piattino tipo quello là. No, tu ciam. Non faceva ridere, vai. Invece era bellissimo. Ho capito. Ok, niente. Comunque c'è gente che non ha mangiato. Beh, però guarda che impianto intanto.
Puoi accendere la musica? No, perché non c'è il televisore. Puoi mettere la cassetta, le mail. Prova a mettere le mail. No, non ho neanche più le mail. Non c'è più niente. Ecco qua. Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare tre uomini di New Orleans scomparsi durante una visita alla comunità di Dulvey il 9 di questo mese. Quindi erano i tre. Peter Walker, André e Clancy sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostrano esplorazioni di edifici abbandonati e case stregate. Si trovavano a Dulvey per effettuare delle riprese. Pierpaolo sta perdendo la sanità mentale. Fai una battuta, fai una battuta. Pierpaolo sta delirando. Il grande Clive O'Brien ha scritto I segreti dell'abisso, eh? Scusami, Vabbè, andiamo avanti a dire nulla. No, vai, finisci il gioco. Sega collare cosa? Cane. Madonna, 20 cani a 400 399 dollari? $20 cani, ha speso $600 di roba. Ci sono anche le tasse. Le tasse. A quanto sono le tasse? Il 22%? Sì. Non è il 22%. No, è il 5%, $22, sì. Ha preso una sega, le. Oh, però dovresti informarti, fanno le seghe a $25. No? Secondo me, io fossi in te un check lo farei, Ale. Mi farei un salto a Dulvey. C'è il frigo, c'è il frigo. Bello. Beh, però anche nella carta argentata, che sciccheria, no, eh. Ma poi perché bene. Uno... Sai che ho letto su internet che nella carta argentata gli alimenti salati, gli alimenti acidi non possono stare a contatto per un lungo periodo ed è scritto in tutte le indicazioni della carta argentata. Certo, perché fanno diventare cancerogeni. Ma tu lo sapevi? Sì, infatti non avvolgo io niente. Non avvolgi mai il cibo? Argentata, io no? Ci mettevo proprio il limone. Tu facevi qualsiasi cosa poi, il limone. E chiudevo. Sale e chiudevo. Delle volte mi dicevi che facevi anche latte, limone, sale e chiudevi. Abbiamo scoperto perché ho 800 acciacchi al mese. No, infatti, probabilmente sono pieno di alluminio io all'interno. Ho preso l'erba, Ale. Ma questo che è? Sei un pisciatore. Ma l'erba nel senso quella da fumare o l'erba? Sì, sì, l'erba da fumare ho preso. Dai, finisci il gioco. Ovviamente ho preso l'unica cazzo di porta che non dovevo aprire. Stiamo andando abbastanza veloci, ragazzi. A che punto siamo? Tre quarti? Spero che non ci sia nessun sessantenne tra i vostri fan, perché se no è probabile che non vedrà mai la fine del gioco. Ho preso uno stivale, cazzo. Momento cucina. Dai, ti dai una mossa. Ma che cosa cazzo vuoi che faccia se sto esplorando gli ambienti? Raccontami. Io sto malissimo. Scegli un oggetto da usare. Un cazzo, è chiusa. Fino a che ora spammiamo? Perché tengono fame i ragazzi anche loro. Spammiamo? Sì, streamiamo. Adesso è finito. Quante, che ore sono? Penso siano le 2 più o meno, no? No, che 2? Le 3? Penso che siano le 3. Sai l'orologio? Meno 4 minuti. 4 minuti, cioè, di paura e delirio. Niente, perché questo sarà chiuso. Ci sono le scale, vai alle scale. Guarda le scale, Alessio. Ti piacciono le scale? Manca solo il 99% del gioco. E quindi cos'è, una medaglia? È tutto chiuso, eh. Vai via di qua. Dove cazzo vuoi fammi che vada? Fammi vedere la mappa che te lo dico. Non cosa mi fai vedere di questa quella mappa? Porta là in fondo a sinistra è chiusa. Certo, bravo, bravo genio. Sì, bravo genio. Qua ci sono le scale. Apri. Grazie. Questo è interessante questo, eh? Questo, grazie. Per chi non sapesse leggere. Esatto. Roba scritta in caratteri cubitali, tra l'altro. Ma quindi non la apri? Vabbè, quella cassa? Continuiamo a parlare. Non prendi qualcosa? Con cosa? Con che la rompo? Con che l'apro? Ho un'erba e delle munizioni. E l'interiora? È chiusa dall'altro lato. Dai, dai, vai, corri, corri. Ma dove sono andati tutti? Ma che ne so, lui ha detto aspetta. Eccolo. Vedi, ma bastava chiamarlo. Ma secondo te lui mi vede? Non lo so, se si gira probabilmente di sì. Se ha gli occhi. E adesso tu non ci vai più? Ma col cazzo proprio, ma proprio col super cazzo, tra l'altro, ci aggiungo. Sono riusciti a fare una puntata intera su tutorial. Andrò a girare giù in garage. E prendi qualcosa per aprire tutto. Il nostro adesivo è così tenace che non sembra via venire a mani nude, ma che cazzo il nostro adesivo è? Non posso fare un cazzo, Ale. Dai, vai dal tipo. Stai attento, passa in silenzio. Dici che non mi vede? No, se vai piano no. A chinino. No. Porca voglia! Vai via! Non correre, non riesco a correre! Ma perché non riesci a correre? Vai, scendi le scale. Non posso! Vai, continua a girare perché devi fare il giro. La mappa, se la metti, va in pausa il gioco. Ma come lo evito? Come lo evito? Dovevi girare attorno al tavolo.
Aspettalo, aspettalo e gira intorno al tavolo. Tranquillo, sono ancora qui. Ma ficca dal culo, stronzo. Vai, corri, 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 corri. Corri! Corri, 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 destra, destra, dritto, dritto, dritto. Corri un po', cazzo, ma zero! Destra, 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 dritto, 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 dritto. Oh, che cazzo è? Sì, vabbè. Sì, vabbè, al cazzo, ma che... Ma da dove è passato? Dal muro, ha sfondato... Dove, ma da dove? Da dove? Ha sfondato un altro muro, passa di lì, avrà... Dalla cucina, avrà sfondato la cucina, lì. Perché qui non... Vabbè, non puoi stare zitto! Rifai lo stesso giro? Ah, cioè posso fare questa mossa qua? Sicuramente è contro le accette. Con la sola imposizione delle mani, capito? Ma lui da dove è passato? Può fiutarti, ha detto. C'ha una pala. Vai, corri di là. Vabbè, continua a parlare, continua a parlare. Vai, corri, 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 corri. Attento, corri. Alessio! No, io sono attentissimo. Vai, sinistra, dove vai? Però bisogna capire lui da dove è passato. Effettivamente non ha un gran senso. Dove porta quel buco? Ci vuoi passare dentro? Secondo me conveniva entrare. Vabbè, Alessio, ma continuiamo a parlare, continuiamo a parlare, continuiamo a parlare. È abbastanza chiusa, perché non hai spinto lì? Dovevi la spingere porta. Lì, dovevi aprire la porta, apri la porta. Ma non lo vedi che c'è un ingranaggio, tipo l'ingranaggio di tutti i tempi. Dai, del cazzo? Magari non apre, ho solamente la cazzo di erba del cazzo. L'ho blindata. Guarda che devi entrare là dove ha fatto lui il buco, devi entrare dove ha fatto il buco. Qua non c'è niente a sinistra. Guardati un po' di foto. Vabbè, il mio piccolo... Sì, vabbè, vabbè, al cazzo. Ma dove vado? Dove vado? A sinistra nel suo buco. C'è lui! Non c'è lui, vai. Qua prendi la chiave. Vai, apri. No, ma che una chiave secondo te? Ma io veramente sei sempre demente. Sei il piccolo Ethan comunque. Lì c'è la chiave. Lì c'è la chiave! La chiave! Chiave botola. Della botola. Cerca la botola. È là a sinistra dentro il buco che ha fatto lui. Non puoi sfuggire. Dai, vai. Ma vabbè, non puoi. Comunque è l'uomo più... Devi stare zitto! Non so come dirtelo adesso, è il terrore! Girati, guarda le botole. Devi cercare una botola. Guarda, cioè, ti ha detto la chiave della botola. Lo sai la botola dov'è? Lo so io. È. Dove c'è la I là? Dove c'è il punto esclamativo? Dove c'è quel simbolo? No, stava in la prima stanza che ho esplorato, Alessio. Eccola. È incredibile, è incredibile. Apri questa cazzo di botola! Un'ora e mezza! Vai, scendi. Non la chiudi la botola. Vai, porca chiudi. Puttana, oh. Che angoscia del cazzo. Mo la torcia dove l'abbiamo tirata fuori? Vai alla botola! La torcia dove l'abbiamo tirata fuori, Ale? No, ce l'ha sempre lui. Probabilmente c'è l'orologio, quello di Supercar. Che cazzo orologio di Supercar? Ma che dici? Quello che parlava con Kitten, non te lo ricordi? Non era una torcia. Va bene, ma magari faceva anche da torcia. Quindi c'è un salvataggio. Prendi lì il... Una moneta antica. Non si sa mai. Un bel collezionabile inutile. Ehi bro, ti piace bro. La varechina? La varechina, ehi bro. Comunque la varechina lo dici tu, è la candeggina. Varechina mia nonna lo dice. Tu dici spirito. Sì, ma spirito ha senso, è italiano. Invece varechina no, non ha senso. A parte che tu sarai uno di quelli che dice varechina con due c. Almeno sei tre. Talmente... Dai, salva, che abbiamo finito. Con cosa salvo? Ecco. Ah, con questo. Mamma mia. Grande prima puntata, quindi. Ci rivediamo fra un mese e mezzo. Sì, due. Con seconda, col paio di mesi proprio. Alle mamma due. Due angoscia. Seconda puntata. Che angoscia. E ve lo notifichiamo su Facebook, come sì, oggi. Esatto. E settimana prossima, scusa. Tendenzialmente settimana prossima. Però può succedere di tutto. Tipo? Non lo so. Il lavoro, hai presente il lavoro? Quindi non è un tuo problema. Cioè può succedere qualsiasi il cosa. Tuo lavoro. Esatto, io potrei avere problemi, ok. E grazie, è stato bellissimo. Ho finito pure la voce. Buon pranzo a tutti.